Il sistema mediatico nazionale è stato sconvolto dalla tragica notizia la scorsa settimana della bambina di Palermo che ha perso la vita a soli 10 anni per partecipare a una challenge su TikTok. Molti si sono affrettati a gettare ulteriore panico nelle famiglie, gridando all'allarme e cercando di invitare i genitori a una maggiore vigilanza, a una maggiore attenzione a ciò che i ragazzi fanno sui social. Queste esortazioni sono sicuramente importanti, ma non possono bastare. Bisogna cominciare a considerare che regalare uno smartphone a un bambino è un po' come regalargli una bomba a mano che prima o poi, non sappiamo quando e non sappiamo come, potrà esplodere. Allora dobbiamo riconsiderare forse l'età di accesso ai social e l'età in cui i ragazzi possono ricevere uno smartphone. Certamente è importante accompagnarli sin da subito nelle loro esperienze mediali e quindi condividere con loro le prime esperienze, vedere insieme a loro i loro videocartoni, i loro cartoni preferiti, in maniera tale che si abituino a parlare di ciò che vivono sullo schermo e quindi che questa possa diventare una buona abitudine familiare. È probabile che un bambino abituato a parlare di ciò che vive sulla rete di piacevole possa sentirsi più tranquillo, più libero di parlare anche di ciò che sulla rete è meno bello e potrebbe essere più pericoloso. Un'altra cosa importante è sin dalla più tenera età abituare i bambini a uno sguardo smaliziato. Questo sguardo smaliziato in realtà servirebbe anche agli adulti, anche noi avremmo bisogno di esercitare sempre un adeguato senso critico rispetto a ciò che vediamo sui social, ciò che vediamo sulla rete, ma anche ciò che vediamo in TV. Perché? Perché ciò che vediamo è reale, ma è una percezione parziale della realtà, secondo l'angolo visuale della telecamera. Potrebbe essere più utile per ognuno di noi avere uno sguardo che tenga presente che la realtà è più complessa di ciò che magari appare sullo schermo e insegnare questo ai nostri figli. Di solito amo fare questo esempio, un po' come quando si assiste a uno spettacolo di prestigiatori, abituare i bambini a meravigliarsi di fronte a ciò che vedono, sapendo che però anche se non si vede, un trucco c'è. Possiamo dire che se in questo periodo storico abbiamo assistito addirittura ai social che hanno detto no all'ex presidente degli Stati Uniti, non vedo perché anche i genitori non possano dire di no ai loro figli, specialmente quando loro sono particolarmente piccoli. Ricordiamo infatti che per accedere a TikTok bisogna avere più di 13 anni e se poi aspettiamo qualche anno in più, male sicuramente non farà.